Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Ummilitam Yena Tasmahi Sri Gurave Namaha. Sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale ha illuminato i miei occhi utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Hare Krishna. Buonasera a tutti. A nome del nostro maestro spirituale fondatore Acharya, ovvero Sri Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada, vi volevo dare il benvenuto. Benvenuti, benvenute. A titolo personale vi volevo ringraziare per essere qui, per aver scelto di passare in questo modo il vostro tempo prezioso. Dunque, oggi siamo arrivati alla quindicesima puntata, al quindicesimo episodio di questa rubrica Narrazioni Vediche e tratterremo un argomento, come chi può vedere, Hare Krishna, Joël Piu, benvenuta, benvenuta. Come dicevo, potete vedere nel titolo, oggi affronteremo un capitolo che in realtà avevamo anche cominciato la volta scorsa. Questo capitolo ha il titolo Punizione e grazia per Kali. In occasione della volta scorsa abbiamo visto come Maharaj Parikshit riceve l'era di Kali. Faccio un breve riepilogo. Praticamente Maharaj Parikshit, l'imperatore del mondo, colui che ha ereditato da suo zio Yudhistira il regno su cui regnare. Hare Krishna, benvenuto, Michel Fassion. Quindi, come ogni re fa, Hare Krishna anche a te, Pietro Fantini, benvenuto. Come ogni re, soprattutto imperatore, fa, ogni tanto va a fare un giro per vedere se coloro che in origine hanno accettato lui come figura centrale, quindi come una figura di riferimento, continuano a fare questo. E di conseguenza, ogni tanto questi re, questi imperatori, andavano a farsi un giretto per i vari regni, appunto a verificare se questi re, che in ultima analisi erano loro suoi vassalli, continuavano a accettare questa idea di essere sottoposti all'imperatore. Benvenuta anche a te, Monica Boschi. In uno di questi viaggi, ad un certo punto, egli incontra una mucca e un bue. La mucca rappresenta Bhumi, ovvero la terra, il bue rappresenta Dharma, ovvero il principio etico universale. Scambia anche due parole, scusate, si scambiano questi animali, tra virgolette, perché sono semplicemente delle rappresentazioni di qualcosa di molto importante, la terra, Mata Bhumi, ovvero madre terra, nella forma di mucca, e il Dharma, nella forma di un bue, hanno scambiato qualche, diciamo, parola fra di loro, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Ora Maharaj Parikshit vede questo Shudra travestito da re che proprio rappresenta Kali. Hare Krishna, Angela nascente, benvenuta anche a te.
ha a che fare con lui. Questo è diciamo, la trama di questo capitolo. Maharaj Parikshit che incontra questo Sudra travestito da re, che è la personificazione di Kali, di quest'era di discordia e di ipocrisia, che con un bastone in mano, questo Sudra travestito da re, questa persona di bassa nascita, cioè no, lasciamo perdere la nascita, diciamo di bassa classe, perché la nascita non c'entra niente con la classe sociale, ma questo magari lo potremo vedere altre volte. Che con un bastone in mano, anzi riprendo perché ho fatto delle interruzioni, questo Sudra, questa persona di bassa classe sociale, che con un bastone in mano, travestito da re, sta picchiando questo bue e questa mucca. Anzi, in realtà al bue gli ha già spezzato tre zampe. Questa è la situazione che Maharaj Parikshit si trova davanti. Ma prima di entrare nel merito di questo capitolo, come avevo promesso, cercherò di rispondere a una domanda che mi era stata fatta da Mauri Morgan. Non so se è presente adesso, se non lo è, avrà tutta la possibilità di ascoltare questa mia risposta in un secondo tempo. Per vedere se ho capito bene la domanda, la vorrei ripetere. Lui dice: una considerazione. Il problema che alcuni vegani affermano. Hare Krishna, benvenuto Mauri Morgan, stavo proprio leggendo la tua domanda e sei apparso. La ripeto. Hare Krishna. Una considerazione. Il problema è che alcuni vegani affermano che il latte che esce dalle mammelle sia di mucca che da mamma umana serve a far crescere fino ad un certo punto, poi la natura si ferma. Di fatto noi umani e vitelli non beviamo il latte mammellare se non fino alla fase di crescita. Come mai è consentito nei Veda bere latte fino ad età adulta se non lo fanno nemmeno gli animali? Grazie. Ecco, questa è la domanda. Allora, io se mi permetti, caro Mauri Morgan, vorrei cercare di riassumere la tua domanda in questo modo, e anche per vedere se l'ho capita. Come mai gli esseri umani sono gli unici mammiferi che utilizzano il latte prodotto dalle mammelle anche in età adulta? Questa, diciamo, è in sintesi la tua domanda. Vorrei capire se l'ho riassunta bene. Nel caso, io avrei due modi per risponderti. Il primo è di natura logica razionale, e che questa non dovrebbe essere l'unica domanda che i vegani si dovrebbero porre. Ad esempio, come mai gli esseri umani sono gli unici mammiferi che utilizzano questi oggetti che noi stiamo utilizzando in questo momento, che sono un insieme di elementi materiali e di tecnologia, ovvero per me è una smartphone, per qualcuno potrebbe essere un computer. Per qualcuno potrebbe essere una tablet, iPod, iPad, qualsiasi strumento, dispositivo che permette a me di fare questa diretta e a voi di ascoltarla. Non ci sono altri mammiferi nel mondo che fanno questo, solo gli esseri umani. O ci si potrebbe chiedere come mai gli esseri umani
Sono gli unici mammiferi che vivono all'interno di edifici, dove ci sono tutte le comodità, edifici riforniti di acqua, luce, gas, dove soprattutto in questo periodo, che sono i 3 giorni della merla, quindi considerati i giorni più freddi, ci possiamo scaldare, possiamo fare una bella doccia calda, non ci sono altri mammiferi che hanno questa possibilità. Possiamo allargare un po' il concetto. Non ci sono altri mammiferi che utilizzano i loro mezzi per andare per le strade che loro hanno costruito. Non ci sono altri mammiferi che hanno fatto ponti, gallerie e via dicendo. L'essere umano, a differenza degli altri mammiferi, svolge delle cose, delle attività che sono sue caratteristiche personali. Quindi la risposta è un po' provocatoria, non verso di te, Maurice Morgan, naturalmente che hai fatto la domanda, in generale verso questa domanda che, come tu hai detto, è posta dai vegani. Quindi se io non prendo il latte della mucca in età adulta perché non lo fanno gli altri mammiferi, non dovrei neanche usare i cellulari, non dovrei neanche andare in macchina, non dovrei neanche entrare in una casa ben fornita, non dovrei vestirmi, perché siamo solo noi che ci vestiamo, o al limite vestiamo qualche animale, perché è un animale di compagnia. Cioè non c'è cioè nel ragionamento logico, perché di tutte le differenze che l'essere umano ha in confronto di altri mammiferi, noi dobbiamo dare, diciamo, peso solo ad una di queste differenze quando ce ne sono tante. Quindi, se tu non prendi il latte di mucca perché sei l'unico mammifero che lo prende, sei anche l'unico mammifero che prende i pullman, prende gli aerei, prende il treno e tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. Questo, ripeto, è una risposta un po' provocatoria che rispetta un concetto logico-razionale. Ma io vorrei parlarti anche di un altro, darti un'altra risposta, e questa è più inerente a quello che dicono i Veda. La prendo un po' alla lunga perché è un argomento importante e io vorrei cercare di proporlo in questa diretta. Hare Krishna Francesco Rossi, benvenuto anche a te. Ripeto, la voglio prendere alla lontana da un verso della Bhagavad Gita che si trova nel terzo capitolo dove parla del Karma Yoga. Quando leggerete il verso, ascolterete il verso, capirete da quanto l'ho presa alla lontana questa risposta. Dice: all'inizio della creazione, il Signore di tutti gli esseri, qui Krishna parla in terza persona, in realtà è lui il Signore di tutti gli esseri, ma a volte Krishna lo fa. Ripeto, all'inizio della creazione, Piero Tarchini, benvenuto anche a te. Stavo leggendo un verso della Bhagavad Gita molto importante. All'inizio della creazione, il Signore di tutti gli esseri popolò l'universo di uomini e Deva. Claudia Dal Pezzo, benvenuta anche a te. Un bel po' di gente questa sera, sono contento di avere tutta questa bella compagnia. Ripeto il verso perché sennò mi sto un po' distraendo in realtà. All'inizio della creazione, il Signore di tutti gli esseri popolò l'universo di uomini e Deva con l'ingiunzione di offrire sacrifici a Vishnu e li benedisse dicendo: siate felici grazie a questi yagya, sacrifici, perché il loro compimento vi procurerà tutti i benefici necessari per vivere serenamente e ottenere la liberazione. Nel verso successivo dice: soddisfatti dai vostri sacrifici, i Deva a loro volta vi soddisferanno e da questi scambi reciproci nascerà per tutti la prosperità. Benvenuto Luciano Benettollo. Allora,
Uno potrebbe dire, ma cosa c'entra questo con l'argomento che ha proposto la Mauri Morgan? C'entra perché i Veda danno una prospettiva della presenza di questo essere, nostro essere umano mammifero, in questo mondo che non corrisponde a quello che ci hanno insegnato. Scusate. Adesso non so cosa insegnano a scuola, ma quando andavo io a scuola ci hanno insegnato che questa terra in origine era una palla di fuoco che proveniva da un'esplosione, il famoso Big Bang. Poi questa palla di fuoco, nella velocità del movimento, ha cominciato a raffreddarsi, ha creato dei gas, si sono create delle nuvole, l'umidità è cominciata a piovere. Questa palla di fuoco, tutto un tratto, è diventata piena d'acqua, c'era solo acqua. E lì hanno cominciato a manifestarsi i primi esseri, i sistemi unicellulari. Pensate che già ci avevano i cellulari, uno solo per ogni cellula. Poi sono diventati bicellulari, quindi avevano due cellulari a testa. La sto mettendo un po' sullo scherzo, scusate, non era neanche una bella battuta. A quel punto si sono evoluti questi sistemi unicellulari e hanno cominciato a creare la varietà di esseri acquatici, perché c'era solo acqua. Poi quando l'acqua si è ritirata, e non so dove è andata a finire tutta quest'acqua, perché il pianeta era solo acqua, cominciato a manifestarsi la terra, il suolo, e alcuni di questi pesci hanno detto: ma quasi quasi, perché dobbiamo stare nell'acqua? Andiamo un po' a vedere come si sta anche sulla terra. E a quel punto hanno dovuto sviluppare delle altre caratteristiche: le branchie sono diventate polmoni, le pinne sono diventate gambe, e tutto quell'altro, tutta l'evoluzione che ha portato poi alla scimmia che poi è diventata l'uomo sapiens e poi l'essere umano civilizzato. Ora, questa che ci vogliono proporre come la verità è un po' una favoletta in ultima analisi. È molto più logico credere che ci sia stato qualcuno, come dice questo verso della Bhagavad Gita. All'inizio della creazione, il Signore di tutti gli esseri generò uomini ed Eva. Non è che Dio ha creato il sistema unicellulare e poi tutto è successo da solo. Ha creato direttamente gli uomini, gli esseri viventi, che sono superiori agli uomini, che sono i Deva. E poi dice che la connessione tra gli esseri umani e i Deva era che gli esseri umani, per ringraziare i Deva che gli rifornivano le cose di cui avevano bisogno, quindi acqua, sole, aria e tutto quello che concerne la vita dell'essere umano, gli ha detto: ok, voi dovete ringraziare però i Deva, gli esseri celesti, facendo degli yagya. Da questo scambio nascerà la prosperità per tutti. Questi yagya, questi sacrifici, uno degli ingredienti necessari era, ed è ancora tutt'oggi, il ghee. Che cos'è il ghee? È burro chiarificato, è un prodotto del latte. Quindi, al di là di quello che è il racconto che ci vogliono fare spacciare come la verità, i Veda, ripeto, hanno un'altra prospettiva. I Veda sono creazionisti, non sono evoluzionisti, come sono tanti scienziati comunque, anche moderni, e ci dicono che le cose sono andate così. Quando Dio ha creato tutto, anzi lo ha fatto attraverso Brahma, ma qui non entriamo nel merito, quando Dio ha fatto tutto, ha creato l'uomo, i Deva e anche gli animali, perché se non c'era la mucca, come potevano prendere il latte e trasformarlo in ghee? Questo è il punto per cui, rispondendo alla tua domanda, Mauri, spero di esserci riuscito, i Veda parlano dell'essere umano come colui che è in una posizione
della scala, diciamo, alimentare, completamente diversa, e utilizza in sinergia con gli altri esseri viventi, come la mucca o come altri esseri, quello che è la sua necessità e anche per stare in armonia con l'universo. Ora, il discorso vegani, vegetariani è un discorso molto ampio e io qui l'ho appena accennato e ne ho parlato anche l'altra volta. Non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda. Risposta che mi è durata parecchio tempo. Se non ci sono riuscito, puoi dirmi tu. Benvenuto anche a te, Moto Studios Carlo Alberto Mattiolo, un nome molto lungo. Se Mauri, vedi tu se sei soddisfatto di questa risposta. Se non sei soddisfatto o se non ho capito bene la tua domanda, puoi magari mandare un messaggio o farti sentire. Intanto che aspettiamo nel caso la risposta di Mauri, io direi che possiamo parlare dell'argomento di oggi, che ripeto è preso dal 17° capitolo della Srimad Bhagavatam, primo canto, e che è punizione e grazia di Kali, e grazia per Kali. Avevamo letto l'altra volta i primi tre versi, ma li ripeto così entriamo meglio nel contesto. Suta Goswami disse: giunto in quel luogo, Maharaj Parikshit vide un Sudra degradato, vestito da re, che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario. Il bue era bianco come un bianco fiore di loto. Era terrorizzato dal Sudra che lo colpiva e stava su una zampa sola, tremando e urinando per la grande paura. La mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi religiosi, ma ora era resa povera e senza neanche un vitello, ed era colpita le zampe da un sudra. Con le lacrime agli occhi, debole e infelice, cercava un po' di erba nei campi. Ritornando al discorso, perché da questo verso che poi siamo partiti con il parlare del veganesimo, vegetarianesimo, e penso da che qui sia nata la domanda di Mauri, è interessante, e mi sono dimenticato di dirlo, quello che dice Srila Prabhupada all'inizio della spiegazione per quello che riguarda i Veda e la loro diciamo considerazione della relazione tra l'essere umano e il mammifero mucca. Dice qui Srila Prabhupada: mungere la mucca significa estrarre i principi della religione in forma liquida. Questa è l'importanza del fatto di nutrirsi di latte, da un punto di vista dei Veda. Ma anche questo sarebbe da approfondire, magari lo faremo in un altro momento o se qualcuno vuole fare qualche domanda a questo riguardo. Continuiamo, verso 4. Ben armato di arco e frecce e seduto su un carro ornato di bassorilievi d'oro, Maharaj Parikshit parlò al Sudra con voce profonda come il tuono. Ecco che Maharaj Parikshit ha a che fare direttamente con questo Sudra travestito da re, che altri non è che la personificazione di Kali. Chi sei tu? Sembri forte eppure osi uccidere all'interno della mia giurisdizione creature indifese. Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re, ma le tue azioni contrastano con i principi dell'Kshatriya nati due volte. Farabutto, come osi colpire una mucca innocente approfittando del fatto che Sri Krishna e Arjuna, che porta l'arco Gandiva, hanno lasciato questo pianeta? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario, sei considerato un criminale e meriti di essere ucciso.
Poi Maharaj Parikshit chiese al bue: chi sei tu? Sei un bue bianco come un bianco fiore di loto o sei un essere celeste? Vedo che ti mancano tre zampe e ti trascini sull'unica rimasta. Sei forse un essere celeste venuto per farci soffrire sotto la forma di un bue? A quei tempi quella scena era una scena che non si era mai vista. Era l'inizio del Kali Yuga. Il re non riusciva quasi a credere ai suoi occhi quando vide una persona che stava con un bastone picchiando questi esseri, questi animali così importanti per l'essere umano. Verso 8. Per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru, ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime. Fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza di un re. O figlio di Surabhi, non lamentarsi più, non temere questo sudra degradato. E tu, madre Mukha, finché regnerò su questo pianeta come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. O casta madre, rivolgendosi alla mucca naturalmente, che è una madre da un punto di vista della cultura dei Veda, o casta madre, il buon nome del re, la durata della sua vita e la sicurezza di una nascita favorevole svaniscono quando nel suo regno gli esseri sono atterriti dai miscredenti. E certamente il primo dovere del re è alleviare le sofferenze degli infelici. Perciò devo uccidere questo miserabile che fa violenza agli altri esseri viventi. Poi Maharaj Parikshit si rivolse ancora al blue, chiedendogli: o figlio di Surabhi, chi ti ha spezzato tre delle tue zampe? Nello stato diretto dai re che obbediscono alle leggi del Signore Supremo Sri Krishna, non c'è nessuno infelice come tu lo sei ora. O bue, innocente e profondamente onesto, ti auguro ogni buona fortuna. Ti prego, dimmi, chi è il responsabile di queste mutilazioni che macchiano la reputazione dei figli di Prita? Chi sono i figli di Prita? Sono i Pandava. Prita è un altro nome che viene dato a Kunti. Oh, sei arrivato anche tu, Mahabharata Ramayana, benvenuto, benvenuto, grazie per essere qui. Chiunque faccia soffrire degli esseri innocenti deve temermi, in qualsiasi parte del mondo si trovi. Reprimendo i miscredenti senza scrupoli si porta automaticamente beneficio agli innocenti. Annienterò personalmente ogni essere ribelle che commetta offese torturando un innocente, fosse anche un abitante dei cieli, coperto di armature e di gioielli. Il dovere supremo del re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture, anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. E adesso il Dharma, questo bue con tre zampe spezzate, risponde a Maharaj Parikshit. La religione in persona disse: le tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia dei Pandava. Perfino il Signore Supremo Sri Krishna, attratto dalle qualità devozionali dei Pandava, accettò di svolgere presso di loro vari compiti, come quello di messaggero. O migliore tra gli uomini, è molto difficile identificare con esattezza
il malfattore che ha causato la nostra sofferenza. Perché siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici. Alcuni filosofi, che negano ogni forma di dualità, dichiarano che ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità. Altri affermano che le potenze sovrannaturali sono responsabili e altri ancora affermano che l'azione è responsabile. I materialisti grossolani infine sostengono che la natura è la causa ultima. Qui sta parlando la personificazione del Dharma sotto forma di bue, quindi si capisce che è una risposta molto molto filosofica. E parla delle diverse filosofie che sono inerenti alle azioni e al motivo della sofferenza. Alcuni altri pensatori credono che non sia possibile accertare la causa della sofferenza né con la ragione né con l'immaginazione e che non sia possibile neppure esprimerla a parole. O saggio tra i re, giudica tu stesso esaminando tutto ciò con la tua intelligenza. Allora, cerchiamo di immaginare un attimo la scena. Ci sono una mucca e un bue con tre gambe spezzate e un personaggio con un bastone in mano. Quindi, a quel punto, quando Maharaj Parikshit dice: "Ma chi è che vi ha conciato così?", in poche parole, sarebbe chiara la risposta. È stato lui. O no? Sembra logico. Ma il bue non risponde così. Dice: "Chi lo sa? Non sappiamo neanche noi. Senti un po' cosa dicono gli altri. Senti un po' cosa dicono gli altri filosofi." Questo perché? Perché il bue, il Dharma, voleva mettere alla prova l'intelligenza di Maharaj Yudhishthira. Era chiaro ed evidente chi era la causa della loro sofferenza, era lì davanti agli occhi di tutti. Ciononostante, il bue dice: "Non lo so." Suta Goswami disse: "O migliore tra i Brahmana, dopo aver ascoltato le parole della religione in persona, l'imperatore Parikshit si sentì pienamente soddisfatto e rispose senza errore o rimpianto alcuno. Il re disse: "Tu che hai preso forma di un bue conosci la verità sulla religione? Tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che lo accusa. Dunque tu non sei altri che la religione in persona." Ecco che Maharaj Parikshit, che è stato messo alla prova dal Dharma, dalla personificazione del Dharma, risponde usando la sua intelligenza. Questo verso, secondo me, è uno di quei versi che va approfondito. Ho detto anche l'altra volta, sarebbe così bello poter leggere tutte le spiegazioni di Srila Prabhupada, perché sono delle spiegazioni bellissime, ma poi questo ci porterebbe via molto tempo alla narrazione. E questo è il motivo per cui noi andiamo avanti e leggiamo soltanto il testo originale. Ma in alcuni casi, come in questo, siccome il tema è molto sentito e molto importante, io direi di leggere anche la spiegazione di Srila Prabhupada. Prima però vi voglio ripetere il verso. La risposta di Maharaj Parikshit, dopo essere stato messo alla prova da il Dharma. Il re disse: "Tu che hai preso forma di un bue e conosci la verità sulla religione, tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che lo accusa. Dunque, tu non sei altri che la religione in persona." Sentiamo la spiegazione di Srila Prabhupada. Il devoto
è giunto alla conclusione che nessuno è direttamente responsabile dei benefici o dei misfatti che compie, perché niente avviene senza l'approvazione del Signore. Perciò non considera nessuno direttamente responsabile di queste azioni. In entrambi i casi, nella perdita come nel guadagno, egli accetta la sua condizione come un dono di Dio, come una manifestazione della sua misericordia. In caso di guadagno, nessuno avrà difficoltà a riconoscere la volontà di Dio. Quando tutto va bene, è facile capire che il Signore ti sta dando la misericordia. In caso di guadagno, nessuno avrà difficoltà a riconoscere la volontà di Dio. Ma in caso di perdita o di avversità, ci si può chiedere come il Signore possa mostrarsi così duro verso il suo devoto da metterlo in tali difficoltà. È come dire che al devoto deve andare tutto bene, perché il Signore gli dà la misericordia, ma la misericordia non è anche mica soltanto nelle cose del tutto va bene, la misericordia è anche quando c'è qualche difficoltà. Gesù Cristo, per esempio, dovette affrontare grandi difficoltà quando fu crocifisso dagli ignoranti, ma egli non mostrò mai alcuna collera verso i suoi carnefici. Questo è il devoto. Il devoto non si apprende con chi gli sta facendo del male o chi gli sta creando della difficoltà, perché sa che tutto, direttamente o indirettamente, viene Sarva Karana Karanam, Krishna Ishvara Parama Krishna, Krishna, il supremo Ishvara, il controllore supremo, è la causa di tutte le cause. Niente avviene senza, non c'è foglia che si muove che Dio non voglia. Niente avviene se non ha la sua, qual è il termine che adesso mi sfugge? Com'è che dici? La sua approvazione. Grazie Govinda Nandini di avermi tolto da questa difficoltà. A volte i termini mi sfuggono, sarà l'età, ma speriamo di no. Questo non vuol dire che il Signore vuole che una persona soffra, che è la sua volontà. No, noi sappiamo che ci sono altre realtà, c'è il nostro karma, non c'è nessuna gioia, nessun dolore, nessun piacere o nessuna sofferenza che proviene, che non sia legato al nostro stesso karma, ai risultati delle nostre azioni, ma tutto comunque sotto il suo controllo. Quindi, ripeto, Gesù Cristo, per esempio, dovette affrontare grandi difficoltà quando fu crocifisso dagli ignoranti, ma egli non mostrò mai alcuna collera verso i suoi carnefici. Questo è il modo giusto di accettare le cose, favorevoli o sfavorevoli che siano. Per il devoto, dunque, l'accusatore è nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto. Questo è un punto molto importante. Lo ripeto. Per il devoto, dunque, l'accusatore è nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto. Questo lo dobbiamo capire molto, molto profondamente, questo concetto. Sarebbe stato molto semplice, ripeto, per il bue, quando Maharaj Parikshit chiede, ma chi è stato a concerti così? È stato lui, accusarlo, è stato lui. Ma il bue gli ha detto, non lo so. Perché? Perché chi lo stava colpendo? Lo stava colpendo non perché era lui la causa della sua sofferenza. Quando qualche sofferenza ci viene, noi dobbiamo capire che è un risultato delle nostre azioni. Quindi perché accusare gli altri di averci fatto del male, quando siamo noi stessi la causa, da un punto di vista karmico, del nostro dolore? Non so se questo punto sono riuscito a chiarirlo, perché è veramente molto importante.
Andiamo avanti nella lettura e poi vediamo un po' se ci sono delle considerazioni anche da parte voi, da parte vostra, scusate. Per il devoto dunque l'accusatore nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto. Vedendo ovunque la misericordia del Signore, il devoto può tollerare ogni avversità. Maharaj Parikshit notò questa qualità nel bue. Maharaj Parikshit notò questa qualità nel bue, perciò capì che quel bue non era altri che la religione in persona. In altre parole, il devoto non prova alcuna sofferenza perché anche ciò che è chiamato sofferenza è la misericordia di Dio per il devoto che vede Dio in ogni cosa. La mucca e il bue non si lamentarono mai davanti al re per essere stati torturati da Kali, benché tutti siano sempre pronti a lamentarsi di fronte all'autorità dello Stato. Lo straordinario comportamento del bue fece concludere al re che il bue non poteva essere altri che la religione in persona, poiché nessun altro avrebbe potuto capire con tanta finezza le sottigliezze inerenti al codice della religione. Vedo una domanda. Ma allora la mucca subisce il male perché è responsabile di azioni passate? Grazie. Cinzia, non vedo il nome, Tamassia. Cinzia, Tamassia. Grazie per questa bellissima domanda. La realtà è che tutto quello che accade, e questo è il concetto che noi dobbiamo capire. Ho fatto altre volte l'esempio del postino che ti viene a suonare e che ti fa firmare questa ricevuta, questa raccomandata. Di solito sono delle buste verdi. Uno dice: come mi hai portato questa multa? O mi hai portato questo, diciamo, di solito sono le agenzie delle entrate, questa cosa qua, no? Bravo, sì, molto studio. Stesso non so come chiamarti perché è un nome troppo lungo. Va bene Mattiolo, Alberto, Carlo Alberto. Se ti va bene ti chiamo Carlo Alberto perché è un nome, diciamo, digitale molto lungo. Come dico spesso, a ognuno ha ciò che merita. Certo, questo è anche un, al di là del Mot, ti devo chiamare Mot, se vuoi va bene, va bene. Allora, al di là adesso mi sono perso un attimo. Allora, ritorno al concetto. Ecco, volevo dire, al di là di quello che è la conoscenza del karma, ci sono dei detti popolari che sono così chiari. Ognuno è artefice del suo destino. Quante volte lo sentiamo dire? Non è un caso, non è colpa degli altri. Ma ritorniamo all'esempio di questa famosa busta verde. Cosa facevo? Io copé e postino. Ho detto, qui siamo in Veneto, a volte mi viene fuori anche questo dialetto. Allora, che fate? Ammazzate il postino perché vi ha dato, o picchiate, ah tu maledetto, mi hai portato delle cose da pagare, colpa tua. No. Il postino semplicemente recapita una raccomandata su un errore che tu hai fatto. Non hai pagato le tasse, sei passato col rosso, hai superato i limiti di velocità. Quindi, perché te la devi prendere con il postino? Per un errore che tu hai fatto. Il postino, ripeto, ti sta semplicemente recapitando una debito che devi pagare causato da te. Questo è il karma. Quindi, come dice qui questo verso bellissimo, non dobbiamo assolutamente, cioè la persona saggia non si lamenta di quello che gli succede. L'esempio di Gesù Cristo, l'hanno messo in croce.
Ma che ha fatto per essere messo in croce, in ultima analisi? Stava soltanto predicando la verità, una verità spirituale, una verità molto elevata, ed è stato messo in croce per questo. Ma lui cosa ha fatto? Ha detto, Dio, Padre, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è che si è rivolto a maledetti, mi state uccidendo, siete dei disgraziati. Che colpa ne ho io se adesso sono in croce? Il devoto accetta le gioie e i dolori, il piacere e la sofferenza. Questo è il concetto di una vita di comprensione di come stanno realmente le cose in ultima analisi. Visito Michel Fassion, beh, potrebbe essere un'idea, però poi a quel punto dovremmo dare la diretta soltanto ai veneti. Sì, Michel Fassion, poi magari leggerete i messaggi, ha detto che si potrebbe fare una puntata di queste narrazioni vediche solo in Veneto, ma penso che saranno poche. A parte che io non so Veneto, astrofaio sono fiam, però non sono veneto. Sono lombardo di origini pugliesi. Cioè nato nella provincia di Milano, nell'hinterland milanese, ma di origini pugliesi. Ma ritorniamo, adesso stiamo divagando un po', ritorniamo al nostro concetto, alle parole di questo verso che sono bellissime. Questo verso segnatevelo per favore, 17° capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam, verso 22. C'è un altro punto in questo verso, e poi vediamo un po' che ore stiamo facendo, abbiamo ancora un po' di tempo, perché ci sono altre cose qua da mettere un po' in risalto, che quando dice, e questo è il verso originale, non è la spiegazione di Prabhupada, ecco, vedi, Francesco Rossi non capirebbe siciliano, non possiamo fare, Michel, ti devi rassegnare, non possiamo fare una puntata in Veneto. In dialetto veneto. Allora, cosa importante? Questo è il verso originale. Tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che lo accusa. Quindi, se io sto accusando qualcuno, subirò il suo stesso destino. Pensate, com'è sottile la legge del karma. Solo perché tu accusi qualcuno di aver fatto qualcosa, automaticamente dovrai subire lo stesso destino. Qui parlo per esperienza personale. E magari qualcuno di voi può confermare questa esperienza, non lo so. Vediamo un po' che succede. Tutte le volte che mi sono permesso di criticare qualcuno, di mettermi nella posizione di criticare qualcuno, ah, tu hai fatto, tu, di accusare, mi sono ritrovato a fare gli stessi errori. È incredibile, ma è vero. Nel momento in cui noi ci mettiamo in una posizione, perché quando critichi qualcuno, quando accusi qualcuno, è perché ti metti in una posizione superiore. Questo è il punto da capire. E allora cosa fai? Tu accusi qualcuno di aver fatto qualcosa di sbagliato, anche in campo religioso, di aver commesso un peccato, e poi, dopo, succede che tu commetti quello stesso peccato. E lì ti rendi conto, ma non devo criticare a nessuno. Non giudicare se non vuoi essere giudicato, perché con lo stesso metro con cui hai giudicato, sarai giudicato. Questo è importantissimo. Non guardare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, ma guarda la trave che è nel tuo occhio. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi, non dobbiamo lavorare sui difetti degli altri. Abbiamo così tanto difetti, io ho un sacco, no, ma magari voi no, no. Scusate se mi sono permesso. Parlo di me, io ho un sacco di difetti. Devo lavorare sui miei difetti, non devo lavorare sui difetti degli altri. E gli altri si lavoreranno sui loro difetti. Quindi mettersi in una posizione di accusatore porta a prendere la stessa reazione di colui che hai accusato.
Questa è la sottile legge del karma. Allora nessuno deve giudicare, nessuno deve accusare. Allora tutti questi giudici, questi tribunali li mandiamo al macero? No. Ma loro sono nella posizione di farlo. Loro hanno un compito, loro lo devono fare. Se un giudice si ritrova davanti, una persona che ha appena fatto uno sterminio, ha ucciso 5-6 persone, e dice, ah, ma io non ti voglio giudicare, sei libero di andare. No, in quel caso tu giudici e stai sbagliando, perché il tuo compito in quel momento è quello di giudicare. È un compito che hai ricevuto e il tuo compito è quello di giudicare. Ma se non hai quella posizione, non giudicare, se non vuoi essere giudicato. Ho visto che sono arrivati altri messaggi. Adesso vediamo un po' se riesco a leggerli, questi messaggi. E vedo anche l'orario, 18:51. Eccolo qua. Allora, Carlo Alberto Mattiolo, però questo viene dopo, per essere trasformato o trasformare. Cinzia Tamasi, abbiamo letto prima, ma perché il male si ripercuote... Ah, ecco, no, questo non l'avevo letto. Ma perché il male si ripercuote su esseri come Gesù o come la mucca, che sono innocenti? E qua stanno arrivando altri... Ho smosso un po' la vostra sensibilità. Questo è un tema che avrebbe veramente la necessità di essere approfondito al massimo. Questa domanda è molto importante. Ma perché il male si ripercuote su esseri come Gesù o come la mucca, che sono innocenti? Qui non c'è più il concetto. Allora, per quello che riguarda la mucca, innocente non lo sappiamo. Ma per quello che riguarda Gesù, sicuramente lui è innocente. Lui è un avatar, una manifestazione del divino, il figlio di Dio. Colui che viene per offrirci la conoscenza. Lui è innocente, ma non vede che il male si ripercuote su di lui. Lui sa che quello che ha subito è un piano del Signore, che la sofferenza che doveva subire era un piano del Signore, e ha seguito. Che arrivi gioia, che arrivi dolore, il devoto, qui il devoto puro, Shakti Avesha Avatara, una manifestazione del divino, accetta tutto quello che succede. Quando arrivano questi problemi, questa difficoltà, ma guardiamo i Pandava. Chi di voi conosce il Mahabharata? Ma quante ne hanno dovute subire i Pandava? Li hanno diseredati, gliene hanno combinate di tutti i colori, adesso non entriamo nel merito. Hanno cercato di spogliare la loro moglie, dopo averla fatta diventare la loro schiava, Draupadi. La volevano spogliare davanti a tutti, un gesto indegno, perfettamente adarmico, senza nessun principio etico e morale. Cosa dovevano fare loro? Innocenti. Dovevano rivolgersi a Krishna, dirgli, guarda, tu non sei un vero amico, guarda cosa ci stanno facendo soffrire. I Pandava hanno reagito, perché dovevano reagire, e questo è un altro discorso, ma non hanno incolpato nessuno per quello che gli stava succedendo, perché sapevano che anche questo era un contributo affinché si avverasse il piano del Signore, che aveva deciso, come ho detto altre volte, di radunare in un posto come un campo di battaglia centinaia di migliaia, milioni di guerrieri che appesantivano il fardello della terra. La missione di Krishna era soddisfare la richiesta della terra di far sì che questo
pesante fardello di forze militari scomparisse, e lo ha fatto utilizzando diverse condizioni affinché questa guerra fosse accaduta. Se non ci sarebbero state tutte quelle ingiustizie verso i Pandava, questa guerra non ci sarebbe stata. Non so se sono riuscito a toccare il punto, ma siccome qui Cinzia Tamasia ha detto un'altra cosa, ripeto la domanda, ma perché il male si ripercuote su esseri come Gesù o come la mucca che sono innocenti? Allora, abbiamo detto che Gesù è innocente, ma la mucca non è innocente. È innocente adesso, ma chi era quella mucca prima di nascere come mucca? Qui entriamo nel concetto di karma e reincarnazione. Non è a caso. Oggi ci sono le guerre e stiamo vedendo che atrocità accadono in queste guerre. C'è stato l'Olocausto, lo sterminio di milioni di ebrei. Perché? Chi ha voluto questo? Se tutto è sanzionato da Dio, Dio ha voluto questo? Domanda interessante. Molto interessante questa domanda. Ma il fatto è. E Shila Prabhupada ce l'ha detto tante di quelle volte, ma tante di quelle volte. Vengono uccisi ogni anno 170 miliardi di animali nei mattatoi. Tutta questa sofferenza, tutto questo karma, tutta questa negatività, dove volete che si sfoghi? In altra sofferenza. È logico, è naturale, per questo che ci sono le guerre, per questo che ci sono gli stermini. È un modo insensibile di parlare, probabile. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo provare dolore per quella mucca apparentemente innocente, ma dobbiamo anche capire qual è stato il suo passato. Faccio l'esempio più crudo che si possa fare. Hitler. Immaginate che dopo tutto quello che ha combinato, o se volete anche i suoi scagnozzi, questi nazisti, che è indicibile quello che hanno fatto, provate, ma abbiamo detto Hitler, ormai lasciamo lui. Provate a pensare per un attimo che quella mucca innocente nella vita passata era Hitler. Direste, ah, povera mucca? No, direste... Questo ti stai meritando, tu meriti molto di peggio, hai ucciso milioni di persone, ti meriti tanto di quel male, ma tanto di quel male. Ma nella nostra visione, ecco un altro esempio, noi vediamo una macchina che passa dalla nostra finestra a tutta velocità e dietro la macchina della polizia che li insegue. Nello spazio della nostra finestra noi non abbiamo visto che cosa avevano fatto i passeggeri di quella macchina affinché la polizia li corresse dietro. Magari hanno appena fatto una rapina. Però noi, nello spazio della finestra o nel nostro spazio di visibilità, diciamo: ma perché la polizia li sta correndo dietro? Perché non abbiamo visto quello che hanno fatto prima. Ripeto, dobbiamo avere comunque compassione per le persone che soffrono, per gli animali che soffrono, ma non dobbiamo pensare che sono innocenti, perché altrimenti non sarebbero in quella condizione. Non so se sono riuscito a dare una risposta alla tua domanda, Cinzia Tamassia. E qui ci sono diverse altre cose. Siccome sono le 18:59, avrei solo un minuto. Io vorrei leggere altre cose che sono arrivate, vediamo un po' se riesco a leggerle tutte. Maury Morgan dice: Gesù disse, non piangete per me, ma per i vostri figli e la vostra generazione che vi seguirà. Ecco il karma che ha dovuto subire chi ha giudicato il figlio di Dio. Grazie Maury Morgan per questa considerazione. Poi,
Carlo Alberto Mattiolo, gli insegnamenti della regina Conti spiegano bene l'argomento della sofferenza ingiusta. Dice che più sono avversati, più devono dipendere da Krishna. Grazie anche a te, Carlo Alberto Mattiolo, per questa considerazione. Un'altra cosa molto bella la dice anche Francesco Rossi. Le reazioni karmiche sono molto complicate, perché è un continuo di azioni e reazioni. Bravo, Francesco. Questo è un altro punto molto interessante. Pensate che Krishna, nella Bhagavad Gita, dice che capire la sottile legge del karma è molto difficile. Adesso non voglio entrare nel merito di questo verso, magari in futuro ne parleremo. Perché il karma cioè non è che ogni cosa che succede ha come risultato lo stesso karma. Il karma dipende dalla coscienza di chi compie quell'azione. Una mucca che azzanna una gazzella non prende nessun karma, perché non ha responsabilità di quello che fa. Lo fa per istinto e per necessità. Ma un uomo che uccide una gazzella, lui si prende il karma. Ma che karma si prenderà l'uomo dipende dalla coscienza dell'uomo. Ci sono esseri umani che sono a un livello evoluzionistico molto basso, che prendono poco karma. Ma più coscienza, diciamo, più coscienza hai a livello evolutivo, e più paghi il karma in accordo all'azione che fai. Credo che sia arrivato un altro messaggio da Michel Fassion, vediamo un po' se riesco a leggerlo. Sta diventando tardi, mi scuso veramente tanto con tutti voi, ma non riesco a leggere questo messaggio. Eccolo qua. Sì, vabbè, una piccolezza. Grazie Prabhu, fa niente per il dialetto. Ok, 19.02, io mi devo assolutamente fermare qua, non voglio tediarvi assolutamente con altre considerazioni. Vi dico solo che il prossimo lunedì continueremo questo capitolo, perché ci sono altre cose interessanti di cui non abbiamo parlato. Grazie veramente di cuore per la vostra presenza e chi vuole, ci vediamo lunedì prossimo. Hare Krishna, buona serata.